Assessore Scocimarro, firmata oggi una lettera di intenti per una comunicazione integrata da parte della Regione e delle società che si occupano della gestione dei rifiuti urbani e anche della sostenibilità ambientale. Certo, questo è un importante progetto che va nel senso di quello che è il nostro programma, cioè l'eliminazione della plastica, quindi non è un progetto ma un obiettivo plastic free. Abbiamo stanziato importanti risorse, oltre 2 milioni di euro per quest'anno 2020, per la finanziaria 2020, ma contiamo anche nella collaborazione, quindi ringrazio tutte le società che gestiscono i rifiuti della nostra regione, che tutti indistintamente hanno firmato un protocollo per una comunicazione coordinata con lo stesso logo, e ovviamente tutto sarà gestito insieme tra la regione e gli enti gestori. L'obiettivo è quello di educare e di spingere le buone pratiche partendo anche dai ragazzi più giovani. A questo proposito e all'altere di questo progetto, fondi importanti ha messo la regione affinché i ragazzi dalle materne alle università usino le buone pratiche per utilizzare appunto questi servizi, questa gestione particolare del rifiuto plastica che ormai sta diventando un problema. In precedenza, in questo senso, è nato anche il progetto A Mare Friuli Venezia Giulia, dove tutte le società del Golfo, e Trieste è iniziato per prima come progetto pilota, andranno a gestire il rifiuto plastica sulle spiagge. Quindi molti progetti con una coordinazione nella pubblicità, nella comunicazione. Auspico che questa buona pratica venga estesa a tutte le altre direzioni dell'ambiente, ma anche alle altre della regione. Penso una fra tutte che mi riguarda, l'energia, dove andrebbe maggiormente spinto alla comunicazione dell'auto elettrica piuttosto che degli incentivi per usare delle macchine e dei carburanti meno inquinanti.